Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità scientifica per far crescere questo osservatorio e si mette addirittura a competere con l'Osservatorio di Roma. L'Osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'Osservatorio di Teramo, come si chiamava, Osservatorio di Colorania. La carta in più era la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'Osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince. Vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare. Scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale. Per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali, un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita, la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del Sistema Solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce li siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio ne abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 centimetri col quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti. Dal punto di vista scientifico noi abbiamo una grande tradizione di evoluzione stellare, però abbiamo un bel nucleo di giovani ricercatori e tecnologi che si interessano di aspetti tecnologici della ricerca moderna. Sto parlando, insomma, di tutte le attività che sono, diciamo, il fronte avanzato della ricerca dell'INAF. Io divento direttore 5-6 anni fa e mi era molto chiaro che ci fosse un'anomalia in Abruzzo. L'anomalia a cui mi sto riferendo è l'osservatorio di Campo Imperatore. Ci troviamo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ad una quota di oltre 2000 metri, quasi 2200 metri, di fronte all'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, che opera nel campo dell'astronomia osservativa attraverso due telescopi. E in effetti vedete che ci sono due cupole, una la cupola ovest contenente il telescopio Schmidt, l'altra la cupola est contenente il telescopio AZT-24. Questo osservatorio nasce negli anni 50 e si trova in prossimità dell'hotel Campo Imperatore, quello nel quale fu imprigionato Mussolini per le vicende del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo nella cupola del telescopio Schmidt
e questo è il primo strumento installato presso questo osservatorio. Si tratta di uno strumento a grande campo che ha iniziato la sua attività utilizzando lastre fotografiche e invece adesso è equipaggiato con moderni CCD e riesce a fornire ottimi risultati in diversi campi di ricerca. Tra questi, per esempio, lo studio di asteroidi, sia per quanto riguarda l'individuazione che per quanto riguarda la caratterizzazione fisica, e la ricerca di controparti ottiche di eventi di onde gravitazionali. La ricerca di queste controparti, cioè la ricerca di qualcosa di nuovo apparso in quelle zone di cielo, viene affrontata con strumenti come questo, che sono caratterizzati da un grande campo di vista e quindi riescono in poco tempo a spazzare grandi aree di cielo. Qui invece ci troviamo nella cupola del telescopio AZT-24, la cupola est dell'osservatorio di Campo Imperatore. Il telescopio qui contenuto è un telescopio Ricci-Chrétien di 1,10 m di diametro, di origine russa, ed è interessante la sua storia. È una storia che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'Osservatorio Astronomico di Roma aveva intenzione di realizzare una sede osservativa a Monte Porzio Catone. In quella sede osservativa doveva essere ospitato un telescopio, un grande telescopio di 60 cm di diametro. Quando si incontrarono Hitler e Mussolini, Hitler si offrì di regalare al Duce il telescopio. In realtà era una manovra politica finalizzata sostanzialmente a non far ottenere all'Italia quelle competenze in campo ottico che le avrebbero permesso di far concorrenza alla Zeiss. Allora la Zeiss si offrì di regalare quel telescopio ed in effetti così fu. Il telescopio fu realizzato in Germania, in realtà ci fu come merce di scambio una copia di una statua greca, il discobolo di Mirone. Fatto sta che il discobolo andò in Germania, ma il telescopio non arrivò mai in Italia, e questo fondamentalmente perché l'osservatorio non era pronto e scoppiò la guerra. A quel punto il telescopio fu preso dai russi come bottino di guerra e trasportato proprio a San Pietroburgo, a Pulkovo, dove questo telescopio esiste, funziona e viene chiamato Mussolini Telescope. Fatto sta che quando si cercò di far tornare in Italia quel telescopio, fu risposto che era assolutamente impossibile. Però esisteva un altro telescopio che la Russia, ormai non più Unione Sovietica, non era in grado di utilizzare, ed era questo, la ZT-24. Non riuscendo ad installarlo su alture vicine all'osservatorio di Pulkovo, decisero che valeva la pena di installarlo qui in Italia. Nacque la collaborazione, così questo è un telescopio di proprietà russa. E però viene utilizzato chiaramente in collaborazione con i colleghi russi per osservazioni di vario genere e in generale per tutte quegli studi di variabilità stellare che vanno dalla formazione alla ricerca di transienti come possono essere le supernove, e questo grazie alle capacità infrarosse e spettroscopiche nel vicino infrarosso della camera che ha montato questo telescopio. L'osservatorio di Campo Imperatore è fondato dal direttore dell'osservatorio di Roma con i fondi del piano Marshall. Questo magari non tutti lo sanno, che i fondi americani per la risurrezione dopo la guerra del nostro paese sono stati in parte utilizzati per comprare un telescopio, che è quello di Campo Imperatore, e non poteva essere messo qui a Teramo. Perché? Perché Teramo non è ancora un osservatorio astronomico. E quindi nasce così Campo Imperatore. Si ha l'idea della fine degli anni 40, la realizzazione negli anni 60 del Novecento, ma diventa un osservatorio che dipende da Roma. E questa non era un grande disturbo finché negli anni 60 venne realizzata il dettato costituzionale di fare le regioni. E qui sorge il problema, perché la regione Abruzzo, che riceve la gestione dallo Stato di far attenzione al territorio, di gestire il territorio, si trova ad avere un osservatorio che dipende da un'altra regione,
e che quindi non può in nessun modo essere supportato dalla Regione Abruzzo. Perché? Perché l'amministrazione è a Roma e questo crea dei problemi insormontabili. Bene, a questo punto io che conosco questo problema perché ho avuto occasione di gestire già Roma e Teramo, ritengo che sia la cosa da fare, unificare i due osservatori abruzzesi e creare l'osservatorio d'Abruzzo. Perché valeva la pena di farlo? Perché l'osservatorio di Teramo era importante e perché l'osservatorio di Campo Imperatore erano importanti. Parlo al passato perché ora ne esiste uno solo, Osservatorio d'Abruzzo. Ed è per questo che siamo qui in questo momento. Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità, scientifica per far crescere questo osservatorio. E si mette addirittura a competere con l'Osservatorio di Roma. L'Osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'Osservatorio di Teramo, come si chiamava Osservatorio di Collurania. La carta in più era la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'Osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince. Vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare. Scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale. Per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero, ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali. Un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del sistema solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto
cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce ne siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio ne abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 centimetri col quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti. Dal punto di vista scientifico, noi abbiamo una grande tradizione di evoluzione stellare, però abbiamo un bel nucleo di giovani ricercatori e tecnologi che si interessano di aspetti tecnologici della ricerca moderna. Sto parlando, insomma, di tutte le attività che sono, diciamo, il fronte avanzato della ricerca dell'INAF. Io divento direttore 5-6 anni fa e mi era molto chiaro che ci fosse un'anomalia in Abruzzo. L'anomalia a cui mi sto riferendo è l'osservatorio di Campo Imperatore. Ci troviamo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ad una quota di oltre 2000 metri, quasi 2200 metri, di fronte all'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, che opera nel campo dell'astronomia osservativa attraverso due telescopi. E in effetti vedete che ci sono due cupole, una la cupola ovest contenente il telescopio Schmidt, l'altra la cupola est contenente il telescopio AZT-24. Questo osservatorio nasce negli anni 50 e si trova in prossimità dell'hotel Campo Imperatore, quello nel quale fu imprigionato Mussolini per le vicende del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo nella cupola del telescopio Schmidt e questo è il primo strumento installato presso questo osservatorio. Si tratta di uno strumento a grande campo che ha iniziato la sua attività utilizzando lastre fotografiche e invece adesso è equipaggiato con moderni CCD e riesce a fornire ottimi risultati in diversi campi di ricerca. Tra questi, per esempio, lo studio di asteroidi, sia per quanto riguarda l'individuazione che per quanto riguarda la caratterizzazione fisica, e la ricerca di controparti ottiche di eventi di onde gravitazionali. La ricerca di queste controparti, cioè la ricerca di qualcosa di nuovo apparso in quelle zone di cielo, viene affrontata con strumenti come questo, che sono caratterizzati da un grande campo di vista e quindi riescono in poco tempo a spazzare grandi aree di cielo. Qui invece ci troviamo nella cupola del telescopio AZT-24, la cupola est dell'osservatorio di Campo Imperatore. Il telescopio qui contenuto è un telescopio Ricci Chretien di 1,10 m di diametro, di origine russa, ed è interessante la sua storia. È una storia che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'Osservatorio Astronomico di Roma aveva intenzione di realizzare una sede osservativa a Monte Porzio Catone. In quella sede osservativa doveva essere ospitato un telescopio, un grande telescopio di 60 centimetri di diametro. Quando si incontrarono Hitler e Mussolini, Hitler si offrì di regalare al Duce il telescopio. In realtà era una manovra politica finalizzata sostanzialmente a non far ottenere all'Italia quelle competenze in campo ottico che le avrebbero permesso di far concorrenza alla Zeiss. Allora Zeiss si offrì di regalare quel telescopio ed in effetti così fu. Il telescopio fu realizzato in Germania, in realtà ci fu come merce di scambio una copia di una statua greca, il discobolo di Mirone. Fatto sta che il discobolo andò in Germania, ma il telescopio non arrivò mai in Italia. E questo fondamentalmente perché l'osservatorio non era pronto e scoppiò la guerra. A quel punto il telescopio fu preso dai russi come bottino di guerra e trasportato proprio a San Pietroburgo, a Pulkovo, dove questo telescopio esiste, funziona e viene chiamato Mussolini Telescope. Fatto sta che quando si cercò di far tornare in Italia quel telescopio, fu risposto che era assolutamente impossibile. Però esisteva un altro telescopio che la Russia, ormai non più Unione Sovietica, non era in grado di utilizzare, ed era questo, la ZT-24.
non riuscendo ad installarlo su alture vicine all'osservatorio di Pulkovo, decisero che valeva la pena di installarlo qui in Italia. Nacque la collaborazione, così questo è un telescopio di proprietà russa. E però viene utilizzato chiaramente in collaborazione con i colleghi russi per osservazioni di vario genere e in generale per tutte quegli studi di variabilità stellare che vanno dalla formazione alla ricerca di transienti come possono essere le supernove, e questo grazie alle capacità infrarosse e spettroscopiche nel vicino infrarosso della camera che è montata a questo telescopio. L'osservatorio di Campo Imperatore, fondato dal direttore dell'osservatorio di Roma con i fondi del piano Marshall, questo magari non tutti lo sanno, che i fondi americani per la resurrezione dopo la guerra del nostro paese sono stati in parte utilizzati per comprare un telescopio, che è quello di Campo Imperatore, e non poteva essere messo qui a Teramo. Perché? Perché Teramo non è ancora un osservatorio astronomico. E quindi nasce così Campo Imperatore, sia l'idea della fine degli anni 40, la realizzazione negli anni 60 del Novecento, ma diventa un osservatorio che dipende da Roma. E questa non era un grande disturbo, finché negli anni 60 venne realizzata il dettato costituzionale di fare le regioni. E qui sorge il problema, perché la regione Abruzzo, che riceve la gestione dallo Stato di far attenzione al territorio, di gestire il territorio, si trova ad avere un osservatorio che dipende da un'altra regione e che quindi non può in nessun modo essere supportato dalla regione Abruzzo. Perché? Perché l'amministrazione è a Roma e questo crea dei problemi insormontabili. Bene, a questo punto io, che conosco questo problema perché ho avuto occasione di gestire già Roma e Teramo, ritengo che sia la cosa da fare, unificare i due osservatori abruzzesi e creare l'osservatorio d'Abruzzo. Perché valeva la pena di farlo? Perché l'osservatorio di Teramo era importante e perché l'osservatorio di Campo Imperatore erano importanti. Parlo al passato perché ora ne esiste uno solo, l'osservatorio d'Abruzzo. Ed è per questo che siamo qui in questo momento. Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità scientifica per far crescere questo osservatorio e si mette addirittura a competere
con l'Osservatorio di Roma. L'Osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'Osservatorio di Teramo, come si chiamava, Osservatorio di Colorania. La carta in più era la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'Osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince. Vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare. Scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale. Per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali, un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita, la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del Sistema Solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce li siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 cm col quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti. Dal punto di vista scientifico noi abbiamo una grande tradizione di evoluzione stellare, però abbiamo un bel nucleo di giovani ricercatori e tecnologi che si interessano di aspetti tecnologici della ricerca moderna. Sto parlando, insomma, di tutte le attività che sono, diciamo, il fronte avanzato della ricerca dell'INAF. Io divento direttore 5-6 anni fa e mi era molto chiaro che ci fosse un'anomalia in Abruzzo. L'anomalia a cui mi sto riferendo è l'osservatorio di Campo Imperatore. Ci troviamo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ad una quota di oltre 2000 metri, quasi 2200 metri, di fronte all'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore, che opera nel campo dell'astronomia osservativa attraverso due telescopi. E in effetti vedete che ci sono due cupole, una la cupola ovest contenente il telescopio Schmidt, l'altra la cupola est contenente il telescopio AZT-24. Questo osservatorio nasce negli anni 50 e si trova in prossimità dell'hotel Campo Imperatore, quello nel quale fu imprigionato Mussolini per le vicende del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo nella cupola del telescopio Schmidt e questo è il primo strumento installato presso questo osservatorio. Si tratta di uno strumento a grande campo che ha iniziato la sua attività utilizzando lastre fotografiche e invece adesso è equipaggiato con moderni CCD e riesce a fornire ottimi risultati in diversi campi di ricerca. Tra questi, per esempio, lo studio di asteroidi, sia per quanto riguarda l'individuazione che per quanto riguarda la caratterizzazione fisica, e la ricerca di controparti ottiche
ottiche di eventi di onde gravitazionali. La ricerca di queste controparti, cioè la ricerca di qualcosa di nuovo apparso in quelle zone di cielo, viene affrontata con strumenti come questo, che sono caratterizzati da un grande campo di vista e quindi riescono in poco tempo a spazzare grandi aree di cielo. Qui invece ci troviamo nella cupola del telescopio AZT-24, la cupola est dell'osservatorio di Campo Imperatore. Il telescopio qui contenuto è un telescopio Ricci Chrétien di 1,10 m di diametro, di origine russa, ed è interessante la sua storia. È una storia che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'Osservatorio Astronomico di Roma aveva intenzione di realizzare una sede osservativa a Monte Porzio Catone. In quella sede osservativa doveva essere ospitato un telescopio, un grande telescopio di 60 cm di diametro. Quando si incontrarono Hitler e Mussolini, Hitler si offrì di regalare al Duce il telescopio. In realtà era una manovra politica finalizzata sostanzialmente a non far ottenere all'Italia quelle competenze in campo ottico che le avrebbero permesso di far concorrenza alla Zeiss. Allora la Zeiss si offrì di regalare quel telescopio ed in effetti così fu. Il telescopio fu realizzato in Germania, in realtà ci fu come merce di scambio una copia di una statua greca, il discobolo di Mirone. Fatto sta che il discobolo andò in Germania, ma il telescopio non arrivò mai in Italia, e questo fondamentalmente perché l'osservatorio non era pronto e scoppiò la guerra. A quel punto il telescopio fu preso dai russi come bottino di guerra e trasportato proprio a San Pietroburgo, a Pulkovo, dove questo telescopio esiste, funziona e viene chiamato Mussolini Telescope. Fatto sta che quando si cercò di far tornare in Italia quel telescopio, fu risposto che era assolutamente impossibile. Però esisteva un altro telescopio che la Russia, ormai non più Unione Sovietica, non era in grado di utilizzare, ed era questo, la ZT-24. Non riuscendo ad installarlo su alture vicine all'osservatorio di Pulkovo, decisero che valeva la pena di installarlo qui in Italia. Nacque la collaborazione, così questo è un telescopio di proprietà russa. E però viene utilizzato chiaramente in collaborazione con i colleghi russi per osservazioni di vario genere e in generale per tutte quelle quegli studi di variabilità stellare che vanno dalla formazione alla ricerca di transienti come possono essere le supernove, e questo grazie alle capacità infrarosse e spettroscopiche nel vicino infrarosso della camera che è montata a questo telescopio. L'osservatorio di Campo Imperatore è fondato dal direttore dell'osservatorio di Roma con i fondi del piano Marshall. Questo magari non tutti lo sanno, che i fondi americani per la resurrezione dopo la guerra del nostro paese sono stati in parte utilizzati per comprare un telescopio, che è quello di Campo Imperatore, e non poteva essere messo qui a Teramo. Perché? Perché Teramo non è ancora un osservatorio astronomico. E quindi nasce così Campo Imperatore, sia l'idea della fine degli anni 40, la realizzazione negli anni 60 del Novecento, ma diventa un osservatorio che dipende da Roma. E questa non era un grande disturbo, finché negli anni 60 venne realizzata il dettato costituzionale di fare le regioni. E qui sorge il problema, perché la regione Abruzzo, che riceve la gestione dallo Stato di far attenzione al territorio, di gestire il territorio, si trova ad avere un osservatorio che dipende da un'altra regione e che quindi non può in nessun modo essere supportato dalla regione Abruzzo. Perché? Perché l'amministrazione è a Roma, e questo crea dei problemi insormontabili. Bene, a questo punto io, che conosco questo problema perché ho avuto occasione di gestire già Roma e Teramo, ritengo che sia
la cosa da fare, unificare i due osservatori abruzzesi e creare l'osservatorio d'Abruzzo. Perché valeva la pena di farlo? Perché l'osservatorio di Teramo era importante e perché l'osservatorio di Campo Imperatore erano importanti. Parlo al passato perché ora ne esiste uno solo, l'osservatorio d'Abruzzo. Ed è per questo che siamo qui in questo momento. Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità scientifica per far crescere questo osservatorio e si mette addirittura a competere con l'osservatorio di Roma. L'osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'osservatorio di Teramo, come si chiamava, osservatorio di Colorania. La carta in più era la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince. Vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare. Scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale. Per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali, un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita, la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del Sistema Solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce li siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio ne abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 centimetri col quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti.
Dal punto di vista scientifico, noi abbiamo una grande tradizione di evoluzione stellare, però abbiamo un bel nucleo di giovani ricercatori e tecnologi che si interessano di aspetti tecnologici della ricerca moderna. Sto parlando, insomma, di tutte le attività che sono, diciamo, il fronte avanzato della ricerca dell'INAF. Io divento direttore 5-6 anni fa e mi era molto chiaro che ci fosse un'anomalia in Abruzzo. L'anomalia a cui mi sto riferendo è l'osservatorio di Campo Imperatore. Ci troviamo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ad una quota di oltre 2000 metri, quasi 2200 metri, di fronte all'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, che opera nel campo dell'astronomia osservativa attraverso due telescopi. E in effetti vedete che ci sono due cupole, una la cupola ovest contenente il telescopio Schmidt, l'altra la cupola est contenente il telescopio AZT-24. Questo osservatorio nasce negli anni 50 e si trova in prossimità dell'hotel Campo Imperatore, quello nel quale fu imprigionato Mussolini per le vicende del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo nella cupola del telescopio Schmidt e questo è il primo strumento installato presso questo osservatorio. Si tratta di uno strumento a grande campo che ha iniziato la sua attività utilizzando lastre fotografiche e invece adesso è equipaggiato con moderni CCD e riesce a fornire ottimi risultati in diversi campi di ricerca. Tra questi, per esempio, lo studio di asteroidi, sia per quanto riguarda l'individuazione che per quanto riguarda la caratterizzazione fisica, e la ricerca di controparti ottiche di eventi di onde gravitazionali. La ricerca di queste controparti, cioè la ricerca di qualcosa di nuovo apparso in quelle zone di cielo, viene affrontata con strumenti come questo, che sono caratterizzati da un grande campo di vista e quindi riescono in poco tempo a spazzare grandi aree di cielo. Qui invece ci troviamo nella cupola del telescopio AZT-24, la cupola est dell'osservatorio di Campo Imperatore. Il telescopio qui contenuto è un telescopio Ricci-Chrétien di 1,10 m di diametro, di origine russa, ed è interessante la sua storia. È una storia che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'Osservatorio Astronomico di Roma aveva intenzione di realizzare una sede osservativa a Monte Porzio Catone. In quella sede osservativa doveva essere ospitato un telescopio, un grande telescopio di 60 cm di diametro. Quando si incontrarono Hitler e Mussolini, Hitler si offrì di regalare al Duce il telescopio. In realtà era una manovra politica finalizzata sostanzialmente a non far ottenere all'Italia quelle competenze in campo ottico che le avrebbero permesso di far concorrenza alla Zeiss. Allora la Zeiss si offrì di regalare quel telescopio ed in effetti così fu. Il telescopio fu realizzato in Germania, in realtà ci fu come merce di scambio una copia di una statua greca, il discobolo di Mirone. Il fatto sta che il discobolo andò in Germania, ma il telescopio non arrivò mai in Italia, e questo fondamentalmente perché l'osservatorio non era pronto e scoppiò la guerra. A quel punto il telescopio fu preso dai russi come bottino di guerra e trasportato proprio a San Pietroburgo, a Pulkovo, dove questo telescopio esiste, funziona e viene chiamato Mussolini Telescope. Fatto sta che quando si cercò di far tornare in Italia quel telescopio, fu risposto che era assolutamente impossibile. Però esisteva un altro telescopio che la Russia, ormai non più Unione Sovietica, non era in grado di utilizzare, ed era questo, la ZT-24. Non riuscendo ad installarlo su alture vicine all'osservatorio di Pulkovo, decisero che valeva la pena di installarlo qui in Italia. Nacque la collaborazione, così questo è un telescopio di proprietà russa.
e però viene utilizzato chiaramente in collaborazione con i colleghi russi per osservazioni di vario genere e in generale per tutte quelle, quegli studi di variabilità stellare che vanno dalla formazione alla ricerca di transienti come possono essere le supernove, e questo grazie alle capacità infrarosse e spettroscopiche nel vicino infrarosso della camera che è montata a questo telescopio. L'osservatorio di Campo Imperatore è fondato dal direttore dell'osservatorio di Roma con i fondi del piano Marshall, questo magari non tutti lo sanno, che i fondi americani per la risurrezione dopo la guerra del nostro paese sono stati in parte utilizzati per comprare un telescopio, che è quello di Campo Imperatore, e non poteva essere messo qui a Teramo. Perché? Perché Teramo non è ancora un osservatorio astronomico. E quindi nasce così Campo Imperatore, sia l'idea della fine degli anni 40, la realizzazione negli anni 60 del Novecento, ma diventa un osservatorio che dipende da Roma. E questa non era un grande disturbo finché negli anni 60 venne realizzata il dettato costituzionale di fare le regioni. E qui sorge il problema, perché la regione Abruzzo, che riceve la gestione dallo Stato di far attenzione al territorio, di gestire il territorio, si trova ad avere un osservatorio che dipende da un'altra regione e che quindi non può in nessun modo essere supportato dalla regione Abruzzo. Perché? Perché l'amministrazione è a Roma e questo crea dei problemi insormontabili. Bene, a questo punto io, che conosco questo problema perché ho avuto occasione di gestire già Roma e Teramo, ritengo che sia la cosa da fare, unificare i due osservatori abruzzesi e creare l'osservatorio d'Abruzzo. Perché valeva la pena di farlo? Perché l'osservatorio di Teramo era importante e perché l'osservatorio di Campo Imperatore erano importanti. Parlo al passato perché ora ne esiste uno solo, l'osservatorio d'Abruzzo. Ed è per questo che siamo qui in questo momento. Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità scientifica per far crescere questo osservatorio e si mette addirittura a competere con l'osservatorio di Roma. L'osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'osservatorio di Teramo, come si chiamava, osservatorio di Colorania. La carta in più era
la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince. Vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare. Scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale. Per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali, un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita, la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del Sistema Solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce li siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio ne abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 centimetri col quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti. Dal punto di vista scientifico, noi abbiamo una grande tradizione di evoluzione stellare, però abbiamo un bel nucleo di giovani ricercatori e tecnologi che si interessano di aspetti tecnologici della ricerca moderna. Sto parlando, insomma, di tutte le attività che sono, diciamo, il fronte avanzato della ricerca dell'INAF. Io divento direttore 5-6 anni fa e mi era molto chiaro che ci fosse un'anomalia in Abruzzo. L'anomalia a cui mi sto riferendo è l'osservatorio di Campo Imperatore. Ci troviamo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ad una quota di oltre 2000 metri, quasi 2200 metri, di fronte all'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, che opera nel campo dell'astronomia osservativa attraverso due telescopi. E in effetti vedete che ci sono due cupole, una la cupola ovest contenente il telescopio Schmidt, l'altra la cupola est contenente il telescopio AZT-24. Questo osservatorio nasce negli anni 50 e si trova in prossimità dell'hotel Campo Imperatore, quello nel quale fu imprigionato Mussolini per le vicende del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo nella cupola del telescopio Schmidt e questo è il primo strumento installato presso questo osservatorio. Si tratta di uno strumento a grande campo che ha iniziato la sua attività utilizzando lastre fotografiche e invece adesso è equipaggiato con moderni CCD e riesce a fornire ottimi risultati in diversi campi di ricerca. Tra questi, per esempio, lo studio di asteroidi, sia per quanto riguarda l'individuazione che per quanto riguarda la caratterizzazione fisica, e la ricerca di controparti ottiche di eventi di onde gravitazionali. La ricerca di queste controparti, cioè la ricerca di qualcosa di nuovo apparso in quelle zone di cielo, viene affrontata con strumenti come questo, che sono caratterizzati da un grande campo di vista e quindi riescono in poco tempo a spazzare grandi aree di cielo.
invece ci troviamo nella cupola del telescopio AZT-24, la cupola est dell'osservatorio di Campo Imperatore. Il telescopio qui contenuto è un telescopio Ricci-Chrétien di 1,10 m di diametro, di origine russa, ed è interessante la sua storia. È una storia che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'Osservatorio Astronomico di Roma aveva intenzione di realizzare una sede osservativa a Monte Porzio Catone. In quella sede osservativa doveva essere ospitato un telescopio, un grande telescopio di 60 cm di diametro. Quando si incontrarono Hitler e Mussolini, Hitler si offrì di regalare al Duce il telescopio. In realtà era una manovra politica finalizzata sostanzialmente a non far ottenere all'Italia quelle competenze in campo ottico che le avrebbero permesso di far concorrenza alla Zeiss. Allora la Zeiss si offrì di regalare quel telescopio ed in effetti così fu. Il telescopio fu realizzato in Germania, in realtà ci fu come merce di scambio una copia di una statua greca, il discobolo di Mirone. Fatto sta che il discobolo andò in Germania, ma il telescopio non arrivò ma in Italia, e questo fondamentalmente perché l'osservatorio non era pronto e scoppiò la guerra. A quel punto il telescopio fu preso dai russi come bottino di guerra e trasportato proprio a San Pietroburgo, a Pulkovo, dove questo telescopio esiste, funziona e viene chiamato Mussolini Telescope. Fatto sta che quando si cercò di far tornare in Italia quel telescopio, fu risposto che era assolutamente impossibile. Però esisteva un altro telescopio che la Russia, ormai non più Unione Sovietica, non era in grado di utilizzare, ed era questo, la ZT-24. Non riuscendo ad installarlo su alture vicine all'osservatorio di Pulkovo, decisero che valeva la pena di installarlo qui in Italia. Nacque la collaborazione, così questo è un telescopio di proprietà russa. E però viene utilizzato chiaramente in collaborazione con i colleghi russi per osservazioni di vario genere e in generale per tutte quegli studi di variabilità stellare che vanno dalla formazione alla ricerca di transienti come possono essere le supernove, e questo grazie alle capacità infrarosse e spettroscopiche nel vicino infrarosso della camera che è montata a questo telescopio. L'osservatorio di Campo Imperatore, fondato dal direttore dell'osservatorio di Roma con i fondi del piano Marshall, questo magari non tutti lo sanno, che i fondi americani per la resurrezione dopo la guerra del nostro paese sono stati in parte utilizzati per comprare un telescopio, che è quello di Campo Imperatore, e non poteva essere messo qui a Teramo. Perché? Perché Teramo non è ancora un osservatorio astronomico. E quindi nasce così Campo Imperatore. Si ha l'idea della fine degli anni 40, la realizzazione negli anni 60 del Novecento, ma diventa un osservatorio che dipende da Roma. E questa non era un grande disturbo finché negli anni 60 venne realizzata il dettato costituzionale di fare le regioni. E qui sorge il problema, perché la regione Abruzzo, che riceve la gestione dallo Stato di far attenzione al territorio, di gestire il territorio, si trova ad avere un osservatorio che dipende da un'altra regione e che quindi non può in nessun modo essere supportato dalla regione Abruzzo. Perché? Perché l'amministrazione è a Roma, e questo crea dei problemi insormontabili. Bene, a questo punto io, che conosco questo problema perché ho avuto occasione di gestire già Roma e Teramo, ritengo che sia la cosa da fare, unificare i due osservatori abruzzesi e creare l'osservatorio d'Abruzzo. Perché valeva la pena di farlo? Perché l'osservatorio di Teramo era importante e perché l'osservatorio di Campo Imperatore erano importanti. Parlo al passato perché ora ne esiste uno solo, l'osservatorio d'Abruzzo. Ed è per questo che siamo qui in questo momento.
Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità scientifica per far crescere questo osservatorio e si mette addirittura a competere con l'Osservatorio di Roma. L'Osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'Osservatorio di Teramo, come si chiamava Osservatorio di Colorania. La carta in più era la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'Osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince. Vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare. Scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale. Per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali, un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita, la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del Sistema Solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce li siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio ne abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 cm col quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti. Dal punto di vista scientifico noi abbiamo una grande tradizione di evoluzione stellare, però abbiamo un bel nucleo di giovani ricercatori e tecnologi che si interessano di aspetti tecnologici della ricerca moderna. Sto parlando, insomma, di tutte le attività che sono, diciamo, il fronte avanzato della ricerca dell'INAF. Io divento direttore 5-6 anni fa e mi era molto chiaro che ci fosse un'anomalia in Abruzzo. L'anomalia a cui mi sto riferendo è l'osservatorio di Campo Imperatore. Ci troviamo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, ad una quota di oltre 2000 metri, quasi 2200 metri, di fronte all'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, che opera nel campo dell'astronomia osservativa attraverso due telescopi. E in effetti vedete che ci sono due cupole, una la cupola ovest contenente il telescopio Schmidt, l'altra la cupola est contenente il telescopio AZT-24. Questo osservatorio nasce negli anni 50 e si trova in prossimità dell'hotel Campo Imperatore, quello nel quale fu imprigionato Mussolini per le vicende del secondo conflitto mondiale. Ci troviamo nella cupola del telescopio Schmidt
e questo è il primo strumento installato presso questo osservatorio. Si tratta di uno strumento a grande campo che ha iniziato la sua attività utilizzando lastre fotografiche e invece adesso è equipaggiato con moderni CCD e riesce a fornire ottimi risultati in diversi campi di ricerca. Tra questi, per esempio, lo studio di asteroidi, sia per quanto riguarda l'individuazione che per quanto riguarda la caratterizzazione fisica, e la ricerca di controparti ottiche di eventi di onde gravitazionali. La ricerca di queste controparti, cioè la ricerca di qualcosa di nuovo apparso in quelle zone di cielo, viene affrontata con strumenti come questo, che sono caratterizzati da un grande campo di vista e quindi riescono in poco tempo a spazzare grandi aree di cielo. Qui invece ci troviamo nella cupola del telescopio AZT-24, la cupola est dell'osservatorio di Campo Imperatore. Il telescopio qui contenuto è un telescopio Ricci-Chrétien di 1,10 m di diametro, di origine russa, ed è interessante la sua storia. È una storia che risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. L'Osservatorio Astronomico di Roma aveva intenzione di realizzare una sede osservativa a Monte Porzio Catone. In quella sede osservativa doveva essere ospitato un telescopio, un grande telescopio di 60 cm di diametro. Quando si incontrarono Hitler e Mussolini, Hitler si offrì di regalare al Duce il telescopio. In realtà era una manovra politica finalizzata sostanzialmente a non far ottenere all'Italia quelle competenze in campo ottico che le avrebbero permesso di far concorrenza alla Zeiss. Allora la Zeiss si offrì di regalare quel telescopio ed in effetti così fu. Il telescopio fu realizzato in Germania, in realtà ci fu come merce di scambio una copia di una statua greca, il discobolo di Mirone. Fatto sta che il discobolo andò in Germania, ma il telescopio non arrivò mai in Italia, e questo fondamentalmente perché l'osservatorio non era pronto e scoppiò la guerra. A quel punto il telescopio fu preso dai russi come bottino di guerra e trasportato proprio a San Pietroburgo, a Pulkovo, dove questo telescopio esiste, funziona e viene chiamato Mussolini Telescope. Fatto sta che quando si cercò di far tornare in Italia quel telescopio, fu risposto che era assolutamente impossibile. Però esisteva un altro telescopio che la Russia, ormai non più Unione Sovietica, non era in grado di utilizzare, ed era questo, la ZT-24. Non riuscendo ad installarlo su alture vicine all'osservatorio di Pulkovo, decisero che valeva la pena di installarlo qui in Italia. Nacque la collaborazione, così questo è un telescopio di proprietà russa. E però viene utilizzato chiaramente in collaborazione con i colleghi russi per osservazioni di vario genere e in generale per tutte quegli studi di variabilità stellare che vanno dalla formazione alla ricerca di transienti come possono essere le supernove, e questo grazie alle capacità infrarosse e spettroscopiche nel vicino infrarosso della camera che è montata a questo telescopio. L'osservatorio di Campo Imperatore è fondato dal direttore dell'osservatorio di Roma con i fondi del piano Marshall. Questo magari non tutti lo sanno, che i fondi americani per la risurrezione dopo la guerra del nostro paese sono stati in parte utilizzati per comprare un telescopio, che è quello di Campo Imperatore, e non poteva essere messo qui a Teramo. Perché? Perché Teramo non è ancora un osservatorio astronomico. E quindi nasce così Campo Imperatore. Si ha l'idea della fine degli anni 40, la realizzazione negli anni 60 del Novecento, ma diventa un osservatorio che dipende da Roma. E questa non era un grande disturbo, finché negli anni 60 venne realizzata il dettato costituzionale di fare le regioni. E qui sorge il problema, perché la regione Abruzzo, che riceve la gestione dallo Stato di far attenzione al territorio, di gestire il territorio, si trova ad avere un osservatorio che dipende da un'altra regione,
e che quindi non può in nessun modo essere supportato dalla Regione Abruzzo. Perché? Perché l'amministrazione è a Roma e questo crea dei problemi insormontabili. Bene, a questo punto io che conosco questo problema perché ho avuto occasione di gestire già Roma e Teramo, ritengo che sia la cosa da fare, unificare i due osservatori abruzzesi e creare l'osservatorio d'Abruzzo. Perché valeva la pena di farlo? Perché l'osservatorio di Teramo era importante e perché l'osservatorio di Campo Imperatore erano importanti. Parlo al passato perché ora ne esiste uno solo, Osservatorio d'Abruzzo. Ed è per questo che siamo qui in questo momento. Siamo in un posto bello che è stato scelto dal fondatore di questo osservatorio all'inizio del Novecento. Il fondatore si chiamava Vincenzo Cerulli ed era un ricco signore che abitava a Teramo e decise di investire i suoi beni personali. Lui aveva le sue fortune personali, aveva la capacità, scientifica per far crescere questo osservatorio. E si mette addirittura a competere con l'Osservatorio di Roma. L'Osservatorio di Roma aveva una carta in più dell'Osservatorio di Teramo, come si chiamava Osservatorio di Collurania. La carta in più era la vicinanza al potere politico. Cerulli entra in conflitto politico col direttore dell'Osservatorio di Roma dell'epoca, che si chiamava Giuseppe Armellini. E Armellini vince, vince perché è molto più vicino al potere politico e vince perché Cerulli scompare, scompare prematuramente negli anni 20 del Novecento, per cui questo osservatorio da quel momento in poi degrada. Degrada perché non riesce a diventare un osservatorio statale, per cui questo osservatorio viene sempre lasciato a rischio di chiusura. Devo dire che quando ero membro del Consiglio delle Ricerche Astronomiche del Ministero, ho dato il mio piccolo contributo a far sì che questo osservatorio diventasse un osservatorio nazionale come gli altri. L'osservatorio di Teramo consta attualmente di due edifici principali. Un luogo in cui ci stanno gli uffici e questa palazzina nella quale ci troviamo, che si chiama la Palazzina Cook. Questa Palazzina Cook ospita i nostri laboratori di ottica e di elettronica e ospita la cosa più visibile, il telescopio storico che si chiama il Cook. Questo telescopio, che è ancora molto efficiente per guardare i pianeti del Sistema Solare, ha una luminosità eccellente, è stato rimesso in piedi dopo i grandi problemi che ha avuto con il terremoto
cosiddetto dell'Aquila, quello del 2009, poi da non confondere con quelli più recenti che abbiamo avuto, perché non ce ne siamo fatti mancare nessuno. Oltre a questo telescopio ne abbiamo un altro moderno che si chiama il TNT, abbiamo un 70 centimetri col... con il quale studiamo essenzialmente fenomeni transienti. Dal punto di vista scientifico. Matilde, la manifestazione è stata organizzata fuori, qua a seguito del tempo. Allora sì, ragazzi, se fate sentire che c'è un possiamo mobilizzare. Grazie a voi in sala, che oggi segna una tappa importantissima, lo sappiamo, abbiamo tempi strettissimi, quindi vado veramente molto più veloce che tu. Non si taglia un nastro qualunque, è importante perché segna davvero la realtà scientifica dell'abuso e non solo. Però prima di iniziare, quasi dopo, no? Leggo una piccola nota storica di questo luogo che ci fa meglio comprendere perché oggi. L'astrofisica in Abruzzo ha una storia particolare e per comprendere questa bisogna risalire molto indietro nel tempo, fino alla situazione degli stati preliminari che storicamente gravitano sulla costa occidentale del nostro paese. E questo è il motivo per cui non esiste un osservatorio astronomico professionale in tutta la parte adriatica che va dalle Puglie al Molise, dalle Marche al Piccola Romagna. Fa eccezione proprio l'Abruzzo, che vede la nascita dell'osservatorio di Collania a opera di un privato, Vincenzo Gerulli, che impiega le sue fortune personali. Gerulli è un astronomo di solida reputazione, ma sfortunatamente si compare nel 1927 prima che il suo osservatorio abbia assunto rilevanza nazionale. Per questo motivo, quando l'osservatorio di Roma, nazione degli anni 40, pensa di realizzare la sua stazione osservativa in Abruzzo, si orienta a realizzare una nuova struttura a Campo Imperatore, piuttosto che studiare una forma di collaborazione con
culturale è affidata all'Osservatorio di Napoli. Da questo momento l'astronomia abruzzese ha due poli, uno teramano che per lungo tempo dipende dall'Osservatorio di Napoli e uno aquilano che dipende da quello di Roma. Questa situazione sorprendente in partenza diventa fonte di problemi quasi insormontabili con la nascita delle regioni a statuto ordinario, fin dagli anni 60, in quanto la regione Abruzzo si deve interfacciare con strutture che non dipendono da amministrazioni in Abruzzo. Ed eccoci ad oggi. Con la nascita dell'Osservatorio d'Abruzzo vengono finalmente create delle importantissime premesse affinché l'amministrazione regionale abruzzese anche riconosca l'INAF e le sue strutture di ricerca come parte integrante del sistema della ricerca scientifica nella regione. Ma non solo, e lo vedremo tra breve. Oggi, quindi, quell'Osservatorio di Teramo e la stazione osservativa di Campo Imperatore dell'Aquila sono unificate. Un iter che non è stato facile, e lo sa bene il professor Roberto Bonanno, che ha seguito tutto questo iter ed è già presidente della Società Astronomica Italiana e dell'Osservatorio di Teramo e di Roma. Ha avuto questa intuizione, lo ha voluto e ha promosso questo progetto. Perché? Stavo giusto riflettendo che già il numero di persone per dire che abbiamo qui ci dice che la cosa è intuita come importante, ma l'importanza risiede, se posso dire, nell'eccellenza scientifica di due strutture che esistono in Abruzzo: l'Osservatorio di Campo Imperatore e l'Osservatorio di Terra, ex oramai, perché l'eccellenza scientifica non è una cosa che si raggiunge, ma è piuttosto un traguardo che chiede continuamente di essere inseguito con immissione di nuove risorse, risorse anche economiche, perché no, ma soprattutto risorse di tempo. A Campo Imperatore si fa attività di ricerca molto avanzata su quei fenomeni del cielo. Noi siamo abituati a vedere il cielo piuttosto statico nei millenni, e invece a Campo Imperatore si studiano quelle cose che cambiano nel cielo, si studiano gli eventi degli oggetti minori del sistema solare che cadono continuamente sulla Terra, ma sono molto piccoli, però a volte non sono così piccoli, e bisogna, quello che si può fare è conoscerli, tracciare le traiettorie e vedere poi se ci sono dei rischi di impatto. Assieme a questi, a Campo Imperatore si studia quello che chiamiamo gli space debris, diciamo i rifiuti spaziali. Immaginate i rifiuti spaziali che sono di origine antropica, però immaginate un bullone che colpisca un astronauta, colpisca un satellite, ed è successo molta volta. Immaginate che danni possono provocare. Qui a Terra invece studiamo essenzialmente l'evoluzione delle stelle. L'evoluzione delle stelle, che non è una qualcosa di che sta solo nella fantasia degli astronomi. Guardate che tutto quello che ci circonda, il calcio dei nostri denti, il ferro che noi incontriamo nella nostra vita, quando andiamo a mangiare, le forchette, l'alluminio, quello viene tutto dall'interno della stella. Insieme a questo noi facciamo attività tecnologica. Per esempio, qui si studia un progetto che si chiama ERIS, che ci dice che lavora su come modificare le ottiche dei telescopi negli stessi tempi con cui si modifica la nostra atmosfera. Immaginate con che frequenza molto elevata. E questo mette in competizione le osservazioni da Terra con quelle che si possono fare dallo spazio, perché a Terra si riesce a osservare ormai come se non ci fosse l'atmosfera. Qui si lavora sul più grande telescopio del mondo, si chiama il Square of the Hubble Array, cioè un telescopio così grande, un grande telescopio, che sta a metà in Australia e metà in Sudafrica. Quello che però vi volevo dire, io vedo una quantità di persone che veramente di autorità così rilevanti che francamente rimango impressionato. Vedo il senatore Barani,
vedo il sindaco Brucchi, vedo il direttore generale dell'INAF Alessio, vedo il direttore scientifico Zerbi, vedo il procuratore Guerriero, le dirigenti scolastiche che tutte si sono adoperate in questo periodo, e vedo soprattutto tanti rettori, ce ne abbiamo poi intorno a questo tavolo, vedo la rettrice Inverati e il rettore Caputi. Perché? Ragioniamoci un attimo, perché i rettori vengono in questa occasione? Perché l'astronomia non è solo percepita come uno studio specifico di chi studia il cielo, di chi studia le stelle, ma perché viene percepita per quello che è, cioè è una disciplina in cui si studia la chimica, in cui si studia la fisica, in cui si studia la matematica, in cui si studia, perché no, la storia. Quindi la presenza dei rettori mi dice che questa cosa qui viene immediatamente percepita, e prima di andare all'università i bambini, i ragazzi devono andare, ci devono arrivare all'università, e beh, i dirigenti scolastici e i bambini che abbiamo visto qua fuori ci dicono esattamente questo. Vedo anche, e lo voglio citare, molti rappresentanti dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo. Vedo il presidente Nello Russo Spena, e cito soltanto il professor Tiberdi, che ha autorevolmente, lo voglio dire, contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Le persone più importanti, però, e su questo penso che siamo tutti d'accordo, sono quelle che abbiamo incontrato là fuori. Se non fosse piovuto, le avremmo avute presenti, sono quei bambini, perché oggi noi lavoriamo sul futuro. Guardate che il futuro è diventata una parola veramente poco usata. Quando parliamo di futuro parliamo di domani, parliamo di 6 mesi al massimo. Il futuro sembra essere diventato un posto dove noi buttiamo una specie di scarica, dove noi buttiamo i problemi che non sappiamo risolvere. Un mutuo della casa di qualcuno che rischia continuamente di perdere lavoro, lo buttiamo nel futuro, poi qualcuno ci dirà conto anche nel conto di questo nostro comportamento. Ecco, noi oggi lavoriamo sul futuro. Ci stanno questi bambini che avete visto quanto sono carini, però questi oggi vedono che nel loro territorio c'è un posto dove si lavora, dove si studia, in quelle cose che si sentono in televisione, l'energia oscura, la materia oscura, che cos'è questa roba? Beh, qui dentro loro sanno che qualcuno lo studia, e avete visto chi lo studia? Sono dei ragazzi giovani come loro, cioè dei ragazzi che si impegnano. Dall'ultimo voglio, abbiamo dei tempi molto stretti, e quindi però voglio dire un paio di cose alla signora Ministra. Dopo il taglio del nastro che faremo di cupola, le chiederemo di mettere una firma su una meridiana. Se ci fosse stato il sole avremmo visto il punto in cui nasceva è proprio l'ora, che però rimarrà per sempre, in cui oggi senza sole, glielo dico io, dove mettere la firma, e poi basta che si fidi di noi, che mettiamo al punto. Questa meridiana verrà trasferita su marmo e verrà posta sulla terrazza di un edificio qui davanti che non c'è più, perché noi non ci siamo fatti mancare niente. Nel terremoto dell'anno scorso una parte del nostro osservatorio è stata demolita. Però le cose, anche quelle, parliamo sempre delle cose che non ci piacciono, ma delle cose brutte, delle cose belle, però bisogna anche parlare. L'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ci ha immediatamente dato le risorse economiche per fare questo lavoro. Noi siamo stati bravi, abbiamo già il progetto definitivo e siamo solo in fase di approvazione da parte delle autorità di tutti i documenti necessari. La seconda cosa, signora Ministra, ma lei l'ha già colto, abbiamo i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro che sono bravissimi e che le mostreranno quello che loro hanno imparato in questo periodo. Per mi piace dire che faremo una cosa analoga per gli studenti dell'Aquila, e mi piace anche dire che ho avuto una richiesta da parte di un liceo classico Campanella di Reggio Calabria di venire a fare qua il loro stage di scuola-lavoro. E io ho chiesto come fate per Reggio Calabria, c'ha dei costi? Beh, devo dire che la cassa di risparmio di Reggio Calabria ha già finanziato questa cosa. Beh, questo è il futuro. Grazie. Prendendo il nostro premier Luciano D'Alfonso, chiediamo quanto questa struttura
portano a strutture di questo genere può incidere nello sviluppo delle aziende, nell'incremento della ricerca? C'è uno specifico a lei. Ma io mi complimento e mi sembra che ci sia l'evidenza di una riuscita, e non solo per la giornata di oggi. Ministra, è una riuscita perché anche la sua partenza di questa straordinaria esperienza di ricerca scientifica chiama in causa non solo i poteri pubblici, ma addirittura tutto comincia con un gesto di buona volontà di una persona liberale con una grande idea della ricerca e soprattutto particolarmente generosa. Uno dei cognomi che ha contribuito a edificare l'identità di questo territorio e anche la capacità di attrattiva dal punto di vista delle idee migliori. Mi fa piacere che alla grandezza del passato si è saputo anche aggiungere una grandezza del presente e anche una straordinaria ambizione verso il futuro. Coniugare tutto ciò che è apparentabile, secondo me, rappresenta sempre nelle attività istituzionali e quindi anche nelle attività di ricerca la via maestra. Io mi complimento con i vertici di questa importante istituzione della comunità scientifica e mi fa anche piacere vedere questa volgarizzazione riuscita, perché si tratta oggi di una giornata all'insegna della piena volgarizzazione. Ovviamente quando si dice volgarizzazione si intende non il significato dispregiativo che a volte il linguaggio comune conferisce, ma questo allargamento verso la comunità più ampia, addirittura fatta di bambini, fatta anche di persone che sono in cammino, e così noi evitiamo che si edifichino delle teche, teche chiuse, impenetrabili. L'Abruzzo ci guadagna, è un Abruzzo grazie al quale si riesce a studiare e concepire l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Vediamo, Ministro, come possiamo fare per fare in modo che non ci siano intermittenze di certezza verso il futuro. Nel quadro delle risorse che lo Stato centrale ci consente, ragionando con la capienza e la bravura dell'intelligenza di questa guida ministeriale della ricerca scientifica, vediamo come poter concorrere. Davvero complimenti, mi fermo qui perché voglio sentire quello che dice la Ministra e naturalmente anche coloro i quali da altre istituzioni scientifiche sono venuti a incoraggiarci. Grazie e buon lavoro. È presente veramente il vertice di tutto il mondo accademico abruzzese, vi salutava alcuni in sala, anche il professor Bonanno, ma sentiamo anche la voce del rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, il professor Luciano D'Amico, perché non può prescindere una struttura del genere dalla collaborazione con il mondo accademico. Grazie, grazie anche per la domanda. Prima un carissimo saluto a nome dell'Università, alla Ministra Fedeli, a tutti i colleghi, a tutti gli ospiti che ci sono. Ha centrato l'argomento, l'osservatorio per noi è un esempio da seguire in qualche modo, è una grande risorsa per il sistema della ricerca regionale. È un esempio da seguire per la qualità della ricerca che viene fatta in questo osservatorio. È un esempio da seguire per la gestione che questo programma assicura alla struttura, è un esempio da seguire anche per i primi rapporti di collaborazione che abbiamo già avviato con il diamo la rete GAP, con l'osservatorio. Abbiamo appena siglato un protocollo che mette a disposizione dell'osservatorio tutte le nostre strutture in attesa che quelle dell'osservatorio possano essere ripristinate in sicurezza. È una grande risorsa del territorio. Personalmente, guardando la storia della ricerca scientifica in Abruzzo in quest'ultimo secolo scorso, io credo che la regione è stata in grado di dotarsi, prima delle altre regioni del Mezzogiorno, di un sistema universitario diffuso. Non a caso sia stata l'unica regione che ultima per PIL pro capite nel 51, nel censimento del 51, è stata l'unica regione che è riuscita fino ad ora ad uscire dall'obiettivo 1, la prima regione ad uscire dall'obiettivo 1. Credo che su questo abbia inciso non poco la presenza di un sistema universitario diffuso. E riprendendo la felicissima iscrizione della Ministra Fedeli, l'economia della conoscenza che dobbiamo studiare, e a cui la Ministra sta orientando tutti gli sforzi a rompere le energie della sua guida al Ministero, io credo che guardando oggi la realtà
dei centri di ricerca, non so, le università, le quattro università, l'osservatorio. Io mi permetto di aggiungere altri riferimenti di eccellenza che abbiamo qui nel Teramano. Penso, sebbene la competenza si esuli dall'università, ma penso all'istituto zooprofilattico, che per me sarebbe una realtà straordinaria in termini di complementarità. E credo che con lo spirito che ci sta animando, ringrazio la direttrice Merati che coordina ovviamente i lavori della CRUA in questa direzione, cioè nel tentativo con l'obiettivo di raggiungere delle forme di sinergia, di sviluppare delle sinergie in collaborazione tra l'università e la centro di ricerca. Credo che questo renda auspicabile in qualche modo un salto di qualità che vada nella direzione del potenziamento degli strumenti per entrare veramente in quell'economia della conoscenza che dobbiamo aspirare. Credo che questo si sposi bene anche con la realtà del territorio, non solo con la presenza di questi centri nel territorio, ma perché sono convintissimo che la Regione Abruzzo sia pronta a questo salto di qualità, sia pronta attraverso il sistema di centri di ricerca della rete universitaria ad affrontare la sfida che può diventare il nostro territorio per quanto attiene più direttamente ai nostri obiettivi nella competizione internazionale sulla ricerca, nell'ingresso a pieno titolo nello scenario internazionale per poter potenziare la ricerca. Per quanto riguarda il nostro territorio, credo anche per poter in qualche modo usufruire, valorizzare al meglio questi risultati. Non è questa l'occasione per ricordare la necessità del potenziamento del trasferimento tecnologico, ma sicuramente è l'occasione per ricordare che le risorse che sono qui nel territorio, e oggi siamo qui nella splendida sede dell'osservatorio, quindi innanzitutto l'osservatorio, possono dire qualcosa in più quando non l'abbiano fatto in passato, e credo che questo ci sia una grande necessità. I migliori auguri all'osservatorio, al mio osservatorio che nasce oggi, e l'auspicio che ci si possa ritrovare più presto su tavoli di progettazione per iniziative condivise con il sistema universitario, quello di poter dire alla presenza della rettrice Merati e della direttrice Consorti, l'auspicio e naturalmente del rettore Coccia, e naturalmente l'auspicio che si possa lavorare bene insieme e ottenere più risultati e andare nella direzione che la ministra ci ha ottimamente indicato. Grazie. L'area di condivisione e di progetti comuni, e questo davvero fa piacere. Un'altra voce autorevole, un altro rettore dell'università di recente costituzione, ed è appunto il Gran Sasso Science Institute, e nasce naturalmente, come sapete, dagli eventi sismici del territorio di Milano. Il professor Cocci è anche membro del CDA dell'INAF, ed ha quindi un ruolo rilevante, che ha molto anche qui da dirci brevemente, purtroppo mi stimo. Grazie, sì, sarò breve, come dicono tutti quando parlano per un'ora, ma io sarò breve davvero. Beh, in Abruzzo sta succedendo qualcosa, ministra, perché quello che oggi inauguriamo è secondo me un altro passetto che va a complementare altre realtà. Abbiamo parlato ovviamente del sistema universitario abruzzese, che ha una qualità sempre crescente, lo testimoniano, credo, il minor numero di abbandoni dal primo al secondo anno, lo testimoniano la qualità dei laureati, lo testimonia anche questa, diciamo, nuova istituzione dottorale, che ho l'onore di coronare di essere rettore, che Sasso Science Institute, voluta dalla regione, voluta dal MIUR, dopo un percorso, come dire, abbastanza esemplare e raro, no? Perché l'Ocse viene sul territorio, vede che questo non è un deserto dove costruire una cattedrale improbabile, ma questo è un territorio fertile per l'innovazione, per l'istruzione, per un'iniziativa culturale. E qui c'è la credibilità di una nuova istituzione di dottorato di ricerca internazionale, perché sul territorio c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il laboratorio di Gran Sasso, unico al mondo, c'è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, naturalmente, e oggi riportiamo Campo Imperatore in Abruzzo, diciamo così, questa è un po' l'operazione, e c'è questo sistema, appunto, diciamo, universitario, di cui dicevo, ci sono possibilità di sinergie e già si sta facendo squadra, questo pure è importante, si sta facendo squadra con tutti, diciamo,
le nostre costole, da cui come Adamo, come Eva, siamo nati, è l'Università dell'Aquila e il laboratorio di Sasso, per esempio. Ma i motivi per collaborare insieme ce ne sono, di tipo scientifico e anche di tipo tecnologico. Di tipo scientifico sono, per esempio, con l'INA, il GSSI, di NFN, la scoperta delle onde gravitazionali, questa cosa storica che è dovuta, diciamo così, a una cooperazione internazionale, ma in Abruzzo è il Sasso Science Institute, dove 8 ricercatori hanno firmato il lavoro della scoperta, e nei laboratori di Sasso le ricerche di materia oscura portano nuova imprenditoria, per esempio i nuovi creatori di luci basati sul silicio che poi fa la Elefoundry, come diciamo Alfonso sa bene. Ecco, sono, diciamo, pezzi che si stanno, che cerchiamo di mettere insieme per fare in modo che, come dire, ci siano poi dei fatti concreti in termini proprio della direzione, appunto, dell'economia della conoscenza da lei auspicata. Ecco, questi fatti concreti secondo me devono essere una caratteristica della Torino, che è una terra di persone concrete, e portare questa concretezza anche sull'alta formazione, sulla ricerca, sull'innovazione, è, diciamo, la sfida che stiamo tutti qui affrontando. Grazie. La volta del professor D'Amico, presidente del Fondo Nazionale di Astrofisica, naturalmente ha dato le mostre decisamente su questo. Il professore ordinario la presento perché una nota è molto intrigante, la devo leggere. E il professore ordinario di astrofisica all'Università di Cagliari è stato anche direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari del progetto Sardinia Radio Telescope, un radiotelescopio del diametro di 64 metri. E proprio di questi giorni la notizia che ha iniziato a monitorare la traiettoria della sonda Cassini, che dopo 20 anni di esplorazione interplanetaria si butterà il 15 settembre nell'atmosfera di Saturno, inviando dati estremamente importanti durante la picchiata prima di vaporizzarsi a causa delle altissime temperature raggiunte. Naturalmente il professor D'Amico e anche Silvia, anche altri progetti, probabilmente non avrà tempo di dirceli tutti, però avevo desiderio di far conoscere quello che lei personalmente sta seguendo. Prego. Grazie per l'introduzione. Innanzitutto direi che parlerò soprattutto di quello che rappresenta per noi oggi questa operazione. Direi che è una sorta di manifestazione di quella che è la strategia generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica LINEA, che in qualche modo è bimodale. Da un lato siamo sul fronte internazionale in maniera in modo autorevole, siamo stati classificati secondi al mondo per collaborazioni internazionali. Quando dico LINEA intendo 17 strutture, questo è LINEA, 17 strutture disseminate sul territorio, e quella dove siamo oggi è una di queste. I casi internazionali di maggiore rilievo in cui l'ente è coinvolto sono proprio quelli che ha citato Roberto Buonanno e in cui questo osservatorio è coinvolto. La realizzazione del più grande telescopio al mondo, IRT, un telescopio a diametro di 40 metri, si realizza in Cile con molta tecnologia italiana, con un risultato industriale incredibile, una commessa di 400 milioni per un consorzio di italiani assegnato dall'ESO, che è l'organizzazione europea di cui facciamo parte, tecnologie sviluppate all'interno del nostro ente. Parte del lavoro si fa anche qui. SCA, Square Kilometer Array, ha visitato anche questo, migliaia di antenne da installare in Sudafrica e in Australia. Quando questo impianto raggiungerà la sua piena configurazione, saremo in grado di identificare univocamente, tra le altre cose, perché faremo un sacco di scienza, ma tra le altre cose, e questo è quello che è l'atto sociale, saremo in grado di identificare univocamente un radar in un pianeta, in un esopianeta, un pianeta di fuori del sistema solare. Identificando un radar sul pianeta, non solo avremo la prova che lì c'è una civiltà, avremo la prova che c'è una civiltà paragonabile alla nostra, con lo stesso livello di sviluppo. Questa sarà una cosa epocale. Questo fa la strategia oggi. Si tratta di iniziative che sono strategiche per il futuro dell'umanità. La strategia dell'INAF è come che mantiene questo suo radicamento sul territorio. Noi potremmo partecipare privatamente a queste iniziative internazionali concentrando tutte le nostre risorse in poche strutture, magari in città più grosse, in quelle anche più avanzate tecnologicamente, in cui c'è l'industria, facciamo molto trasferimento tecnologico. Invece manteniamo questa presenza sul territorio proprio per ribaltare su tutto il territorio nazionale questa eccellenza civile, che non vuol dire soltanto alta formazione, ovviamente questa è
ma vuol dire anche stimolare la curiosità dei nostri bambini. Noi abbiamo un problema oggi, lo dico, lo pongo all'attenzione della ministra, quando eravamo noi bambini, se uno di noi apriva un orologio, rimaneva incantato, e cominciava a fare domande. Queste cose stimolavano la nostra curiosità, ed era una curiosità che poteva essere soddisfatta perché trovavamo risposte. Un bambino che oggi apre un cellulare, incuriosito per vedere cosa c'è dentro, non trova niente. I nostri bambini stanno diventando degli ottimi esecutori perché sono bravissimi nei videogiochi, tutte queste cose. Il che significa che noi siamo destinati a essere un paese che importa nuova e che non conduce più nuova, eppure siamo un paese di scienziati. Ecco la necessità della presenza sul territorio, con strutture che conservano il patrimonio storico, che è qualcosa che è più facile da capire per i bambini, per le famiglie. Provate a vedere un bambino che si avvicina a un telescopio, quindi che Roberto così qua, rimane attaccato all'oculare e non si stacca più. Eppure in quell'oculare vede un'immagine di Saturno, giusto per stare in tema, sfocata, non certo così bella come quelle di cui il web è pieno, eppure rimane lì affascinato e comincia a fare domande. Allora approfittiamo di quelle domande, approfittiamo di questa trappola che abbiamo messo per portarlo poi nei nostri laboratori, per fargli vedere cosa si sviluppa oggi nell'astronomia moderna, per fargli capire che quei chip misteriosi che stanno dentro il telefono cellulare, tanto misteriosi non sono programmati da esseri umani che semplicemente hanno fatto degli studi specialisti. Questo è un percorso che noi non possiamo assolutamente dimenticare di fare, se no siamo destinati a prendere il posto di quei paesi. L'area dei paesi emergenti si sta svuotando, noi continuiamo a chiamarli emergenti affettuosamente, ma sono già emersi. In questi grandi progetti di cui parliamo, Sky in particolare, ci sono molti paesi come la Cina, come l'India, sono paesi che stanno investendo una quantità di risorse incredibile nell'alta formazione e nella ricerca della tecnologia. Non possiamo perdere questa sfida e non la perderemo. Guai, ovviamente, se si dovesse attenuare le linee, il tenore della nostra eccellenza internazionale, sono certo che non succederà, ma anche ovviamente investimenti e impegni erano differenti, ma guai se si dovesse attenuare la nostra presenza sul territorio. Sono due cose che vanno insieme. Grazie. Grazie. Alla volta del ministro Valerio Fedeli, e alla quale devo chiedere da cronista anche prima di parlare di festa. Questa è una giornata di festa, prima tratta di un traguardo importantissimo che abbiamo sentito da più voci, da più parti, c'è la stampa fuori, qualche collega è anche qui, è inevitabile non soffermarci un attimo, perché molti di noi hanno figli a scuola, su un tema che in questi giorni è all'attenzione della cronaca. Io sono capo servizio del RAI e non posso esimermi da chiederle quello che si fa per la sicurezza delle scuole che oggi riaprono un po' in tutte le città. Il 70% dei nostri edifici, un Abruzzo che ha tremato e che continua a tremare, ieri sera l'ultima scossa, ha appunto il 70% degli edifici non in sicurezza. Che ci dice? Tanto grazie dell'invito, parto subito da questo dicendo, come molti sanno, come sta il governatore, come sta il sindaco, che ringrazio e saluto di essere qui, come saluto tutti, che dall'anno scorso noi abbiamo assolutamente accompagnato tutte le situazioni che si sono determinate con attenzione, con investimenti, con vigilanza, non ultimo, lo voglio dire perché anche questo è un elemento di continuità, anche l'ultima richiesta legittima e importante che il sindaco di Teramo ci ha fatto per dire che l'attenzione sicuramente del DUR, ma anche del commissario straordinario, ma anche del governo, è esattamente quella di dare priorità a che cosa? Al fatto che noi abbiamo un'esigenza fondamentale, guardate, 9 miliardi da 3 anni a questa parte di investimento sugli edifici scolastici, che significa sicurezza, ma anche mentre li riprogetti, anche nella transizione, però tu li devi progettare come nuovi ambienti educativi, nuovi ambienti per la nuova didattica, perché anche qui il tema è particolarmente importante. Per tutti i giornalisti che sono interessati c'è una lunga fila, diciamo, di interventi o più anche delle schede, ma basta andare, ed è la seconda cosa secondo me molto importante a cui ho tenuto molto che si facesse arrivando al MIUR, che dopo 20 anni abbiamo ripristinato anche l'osservatorio dell'edilizia scolastica,
osservatorio nel quale partecipano tutti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, perché guardate, c'è un tema anche di sistema paese nell'affrontare le priorità in base ad una, diciamo così, condivisione delle priorità, perché anche questo è un elemento fondamentale. Dentro a questo osservatorio ci sono anche le associazioni che storicamente hanno, diciamo, seguito e monitorato, e quello sapete anche dopo alcune drammatiche tragedie che ci sono state nel nostro paese. Ma la seconda cosa altrettanto importante è la trasparenza, perché abbiamo anche qui, dopo 20 anni, fatto l'anagrafe dell'edilizia scolastica. Guardatelo così, è un punto fondamentale. Ciascun cittadino e ciascuna cittadina, ovviamente a maggior ragione, se mi posso permettere, l'informazione, riuscendo a dare le informazioni positivamente per quelle che sono, ma anche giustamente le problematicità che man mano ancora si riscontrano. Perché considero, guardate, importante anche l'anagrafe? Perché lì c'è scritto quando, come, dove ci sono stati gli interventi, quanto, dove, come si spende, dove vanno le risorse, tempi di attuazione e anche i passaggi tra transitorietà e strutture definitive. Io considero anche questo uno degli elementi di serietà, sapendo che le cose sono complesse, sapendo che le cose non si fanno, diciamo, in automatico, basta dire che c'è, diciamo così, appunto, una nuova scossa e quindi tu devi andare avanti a monitorare, ma questo, se posso permettere, mi consente anche l'aggancio in che cosa? Nel fatto che noi dobbiamo sempre di più puntare esattamente sulla prevenzione anche dal punto di vista della ricerca e dell'insieme degli strumenti, se posso permettere, poi arrivo alle ragioni della presenza di oggi, però che devono saper monitorare il sopra, il sotto della terra e tutte le nostre caratteristiche. Su questo noi abbiamo un insieme di istituti di ricerca che vanno, lo dico da ministra, assolutamente potenziati, valutati e anche finanziati, perché questo poi, diciamo, è sempre là. Se lo dico per serietà anche qui, non demagogicamente, perché noi stiamo, diciamo, ad un passaggio non semplice del paese, però con primi accenni di ripresa che ha, come dice il ministro Fazio, ma come dicono tutti gli osservatori oggettivi, ha una fase, ha, diciamo così, caratteristiche congiunturali, ma anche una parte di caratteristica strutturale, ma qui c'è un punto della discussione del paese. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e che hanno ricordato questo passaggio, perché non riguarda solo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Questo passaggio, perché si possa consolidare questi elementi parziali, minimi, però importanti, di direzione di uscita dalla crisi, ha bisogno che questo paese scelga qual è il suo futuro. Il suo futuro, secondo me, il futuro del nostro paese non può che essere un futuro in cui si investe, ma si investe sul serio, per il valore che ha per tutti, su tutta la filiera del sapere, dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Guardate, questo è uno spartiacque. Quando uso, diciamo così, l'espressione noi dobbiamo puntare su una società e su un'economia della conoscenza, significa questo, ma anche perché diversamente noi potremmo soltanto arretrare. Non agganci, guardate, non agganci e non consolidi quella parte di ripresa e a quel punto non vai avanti verso una collocazione di questo paese, che è un paese che deve restare, è molto importante quello che lei ha detto, che io condivido molto, deve restare il secondo paese manifatturiero europeo dopo la Germania. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo nemmeno diventare, come si dice nel dibattito nostro, consumatori di tecnologie, consumatori di altri che fanno ricerca. Noi dobbiamo esattamente innovare anche sul terreno esattamente delle nostre produzioni, che devono per forza avere sostegno, perché se non nascono dalla ricerca, dall'innovazione, dai nuovi saperi, dalle nuove tecnologie, questi investimenti, noi rischiamo di essere un paese che importa perché consuma, e a questo punto è chiaro che non determiniamo un rapporto tra qualità e anche ampliamento, qualità ed ampliamento della formazione. Quando io dico formazione è a 360 gradi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, ma anche degli adulti che oggi stanno già dentro i percorsi di lavoro, ma perché se non hanno nuovi skills, come stiamo cercando di metterli anche
in alternanza scuola-lavoro, i nostri ragazzi non hanno la possibilità di restare dentro al mondo del lavoro. Guardate, però questo è il punto che noi abbiamo, e vale anche, se mi posso permettere, davvero anche nel sostegno degli istituti che, anche per tornare al primo tema, devono mettere in condizione questo Paese di affrontare quello che è un cambiamento cosiddetto climatico. Però qui, mi aggancio solo ad un altro elemento, lo sforzo che noi stiamo facendo, che comunque sta facendo il mio Ministero, è lo sforzo davvero di attuare quello che ci dice l'agenda non 2030 dell'Europa, ma 2020 dell'Europa, ma l'agenda 2030 dell'ONU, che ha messo al centro esattamente per, diciamo così, avere tutti i fattori abilitanti per un'economia della conoscenza, esattamente l'istruzione, la formazione di qualità e la formazione diffusa, anche qui veniva detto, e qui vengo alla Bruzza. Perché oggi è una giornata importante? Guardate, oggi è la giornata nella quale si fa un'operazione di importante, diciamo così, nuovo osservatorio dell'Abruzzo. Dell'Abruzzo. Quindi significa che si fa una scelta che accompagna il sistema che qui ha, che si è qualificato, che ha reagito, che non si è fermato di fronte a quello che in Abruzzo è avvenuto dall'anno scorso e che, diciamo così, purtroppo prosegue anche purtroppo anche nelle giornate scorse. Lo dico perché questo è un punto importante. Ora, non perdere ma intensificare le capacità, le conoscenze, gli investimenti e innovazione e ricerca che qui sono stati fatti anche come sistema, secondo me è un punto importante. Io sono orgogliosa di essere qui anche per questo, perché c'è esattamente, diciamo così, una situazione che sa guardare, affrontare ovviamente quello che avviene, perché tu devi guardare anche quello che avviene, penso all'Aquila, ma penso all'insieme, diciamo, dei territori colpiti dalle diverse difficoltà del clima, ma anche capacità di dire mi rimetto immediatamente in moto con tutte le necessità che mi sono. Io penso che questa sia l'importanza di questa giornata, per questo io ringrazio, guardate, lo dico seriamente, perché una delle altre cose a cui io tengo molto, per chi continua a seguirmi nella mia attività lo sa, tutto ciò si riesce a fare se si fa sistema, intanto tra chi ha responsabilità pubbliche, dei livelli locali, dei livelli regionali, dei livelli nazionali. Se noi non affrontiamo i nostri temi, come quelli anche di oggi, come sistema paese, ma se ci frantumiamo anche nel dibattito, anche nelle scelte di priorità politica, noi non rispondiamo al paese. Lo dico perché approfitto qui anche della presenza di esponenti del Parlamento, del Senato, come sono assolutamente sempre attenta, noi dovremmo farlo questo dibattito durante la legge di stabilità, perché la somma, diciamo, di interventi frantumati che non hanno al centro un'analisi condivisa per le priorità del paese, secondo me non ci consentirà di fare tutto ciò che dobbiamo fare. Ora, noi abbiamo fatto tanti investimenti, poi se volete vi lascio tutto l'elenco, tutti gli investimenti che abbiamo fatto sul nuovo cluster, sul piano straordinario della ricerca, ce ne sono tanti gli interventi che abbiamo fatto, ma io sono onesta, questi interventi che abbiamo fatto non ci fanno ancora nemmeno arrivare alla media richiesta dall'Europa, alla media, non all'obiettivo del 2%, nemmeno all'1,5% di percentuale. Dobbiamo essere consapevoli, perché poi ovviamente con la gradualità, con la serietà, col pragmatismo necessario, il tema è avere una visione del paese, dichiararla, ma anche quindi accompagnare passo dopo passo, ovviamente per le risorse che ci sono, però sai che lo fai questo passo dopo passo perché vuoi arrivare lì. Allora diventa comprensibile, diciamo, anche la capacità, secondo me, legittimamente pragmatica e giusta di vedere un passo dietro l'altro, perché sapete, chi fa demagogia è facile, lo dice, lo dichiara, dopodiché va avanti a fare un'altra cosa e non realizza. Io penso invece che questo sia il momento in cui dai visione vera e spieghi i passi, spieghi le scelte che vengono fatte esattamente verso quella direzione. Quindi io lo dico, da 3 anni a questa parte si è ripreso ad investire, ma non è sufficiente. Però, anche qui altrettanto onestamente, si è ripreso a investire, perché anche non riconoscere i titoli che prima ho detto che sono accompagnati da finanziamenti sostenuti sarebbe un errore, non sono sufficienti. Guardate, io lo considero anche quello che ho annunciato, che non è solo annunciato, ci sono già ovviamente, di 400 milioni di euro sulla ricerca di base.
per i progetti di ricerca delle università in termini liberi di interesse nazionale, cioè il primo, era 20 anni che non avveniva. 400 milioni di euro sono un altro segnale, secondo me straordinariamente importante, anche proprio legato alla funzione dell'università in campo di ricerca, nel rapporto con i sistemi degli enti di ricerca, ma se mi posso permettere vuol dire anche una linfa nuova di giovani ricercatori, che diventa anche un altro degli elementi di capacità, anche di visione nuova, di entusiasmo, di passione, di coinvolgimento. Io l'ho sentito importante, anche perché questo non era mai avvenuto. Da 20 anni non si faceva un'operazione così e, diciamo, chissà che di cosa parliamo quando parliamo dei PRINS, anche una cosa molto importante, perché sta davvero all'autonomia della scelta dell'università, quale tipologia di ricerca si vuole fare. Anche questo è un elemento, perché vuol dire che tieni conto del territorio, come veniva detto, quindi è importante. Due ultime cose delle prime passioni, due ultime cose dell'importanza di ciò che avviene qui oggi. È stato detto, ma io lo voglio sottolineare perché questo è l'anno in cui ci sarà uno sforzo collettivo sulla questione alternanza scuola-lavoro. Guardate, non solo questo osservatorio delle sue caratteristiche fa un'operazione straordinaria, fa ovviamente di grande prestigio, una grande eccellenza, fa una cosa fondamentale che è la comunicazione, poi hai usato un altro termine, io dico coinvolgere le persone per far capire che questo livello di ricerca c'entra con la vita quotidiana delle persone straordinarie, oltre che coinvolgere e incuriosire le nuove generazioni, coinvolgere, incuriosire, stimolare passione su questo è decisivo, guardate. La divulgazione del valore della scienza, della sua ricerca è decisivo da tutti i punti di vista. Non si può pensare che la ricerca e tutto ciò che riguarda, diciamo, questo mondo appartiene solo a chi la fa, questo, se non si fa comprendere, diciamo, il rapporto che c'è tra la ricerca, che a volte può anche finire non bene, no? Se voi guardate le storie dei ricercatori, ovviamente, ma dietro cosa c'è? C'è la passione, c'è la ricerca per arrivare a un risultato, certo che devi misurarti con ti riesce in un tempo, non ti riesce con anche arretramenti, ma questo è il valore della ricerca che c'entra con la vita delle persone, col fatto che vogliamo renderla migliore, più vivibile, no? Anche questo, guardate, è un tema fondamentale. Allora, chi anche fa buona divulgazione del valore scientifico della ricerca, alla scienza bisogna non solo credere, ma essere informati e dare atto del valore. Apro parentesi sui vaccini. Guardate, importante, quando decidiamo un singolo, c'è un rapporto con la scienza, devo dire un rapporto anche con la ricerca, con tutto ciò che comprende questo. Chiudo la parentesi, ma è altrettanto importante l'esperienza che qui si fa di qualità di alternanza scuola-lavoro. Lo dico perché questa sarà una delle pratiche che chiederò di venire a presentare anche a Roma quando a dicembre farò gli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro. Perché scelgo di fare gli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro? Perché alternanza scuola-lavoro è davvero una innovazione didattica, è una parte in più di formazione, di acquisizione di nuove competenze, di nuovi skills per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. Non è apprendistato, non è apprendistato. Apprendistato è un rapporto di lavoro che nasce dall'impresa con la scuola per la parte formativa. Invece alternato, scuola lavoro è una qualità della didattica. Guardate, questo è uno spartiacque fondamentale. Un po' di confusione in giro del mondo c'è. Allora, noi ci mettiamo a posto come ministero innanzitutto, quindi abbiamo per fortuna finito tutte le procedure del Consiglio di Stato, quindi ci sarà la carta fondamentale dei diritti e dei doveri delle ragazze e dei ragazzi in alternanza. Facciamo anche sul sito del MIUR una piattaforma specifica di alternanza scuola-lavoro in cui si possono conoscere le buone pratiche, quindi dimostrare che si può fare, che si può fare, che la qualità della progettazione però è un punto fondamentale. E in questa piattaforma, lo dico, tanto qui non ne avrete bisogno per la qualità in cui state facendo fare alle ragazze e alle ragazze alternanza scuola-lavoro, ma ci sarà anche un bottoncino rosso
che può essere, diciamo così, azionato, perché ovviamente una piattaforma interattiva potrà essere azionato dai rappresentanti degli studenti se vogliono segnalare al Ministero alcune cose che non corrispondono alla qualità dell'apprendimento nei luoghi così alternanza scuola-lavoro, perché noi istituzioni dobbiamo prenderci la responsabilità anche magari di alcuni luoghi in cui ovviamente la responsabilità sta ai dirigenti, ai docenti, al tutor scolastico, ovviamente, perché noi ce le abbiamo, le responsabilità e li forniamo su questo, ma può succedere che ci siano luoghi in cui diciamo questa dinamica non c'è. Posso dire che è importante che i rappresentanti degli studenti possano azionarlo, perché non ha senso che noi troviamo una notizia 6 mesi dopo sui quotidiani, quando invece abbiamo bisogno di affrontarla subito, perché dove si sbaglia si deve intervenire subito, punto, per il valore che ha alternanza scuola-lavoro, per esattamente la formazione dei ragazzi. Noi ci mettiamo a posto, facciamo anche un'ulteriore operazione, io sono molto soddisfatta che nei prossimi giorni, questa settimana firmeremo l'accordo con il ministro Poletti per avere dall'ANPA, vi faccio una precisazione giornalistica perché su alcuni giornali oggi c'è una imprecisione, io ti voglio bene la lingua, però mi sempre ti danno le informazioni, un'imprecisione sulla questione dei 1000 tutor che abbiamo chiesto all'ANPA, che sono nel territorio, non sono 1000 tutor scolastici, occhio. Siccome alternanza scuola-lavoro è innovazione didattica e di percorso formativo, ci sono i nostri tutor scolastici che sono una cosa, questi tutor 1000 territoriali sono tutor di cui io mi ho chiesto ovviamente il fatto di averli, perché? Perché così possono essere dei facilitatori della capacità di mettere in raccordo i nostri scuole con le sedi di accoglienza di alternanza scuola-lavoro, quindi aiutano nella qualità della progettazione, ma in particolare aiutano ovviamente che non ci siano, diciamo, cose che non funzionano, che non vanno bene dentro l'alternanza scuola-lavoro, così è un punto importante. Finisco per dirvi che cosa sono gli stati generali sull'alternanza scuola-lavoro, perché a questo punto fatto è, tutti i giorni faremo ciò che spetta a noi. Però c'è bisogno che su alternanza scuola-lavoro, siccome è davvero un'innovazione che consideriamo tutti importante, cioè diciamo, avviciniamo il gap che su questo terreno abbiamo come paese rispetto ad altri paesi significativi dell'Europa, e gli stati generali vuol dire però chiamare a responsabilità pubblica esplicita tutti i soggetti della rappresentanza del mondo dell'economia, quindi non solo delle imprese, perché alternanza scuola-lavoro si fa anche negli istituti di ricerca, si fa anche nei comuni, nelle ASL, nel terzo settore, ma tutti devono prendersi la responsabilità della qualità dell'offerta di accoglienza e informazione che fa, perché è un tema anche qui che riguarda il paese. Alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico 18-19 entra nell'esame di Stato, quindi è un tema che riguarda la qualità dei percorsi fisici. Ecco perché questo diventerà un punto fondamentale. Ringrazio ovviamente qui per la qualità dell'alternanza scuola-lavoro che si fa ed è un'altra cosa importante. Chiudo per voi giornalisti, oltre che per chi è qua. Tutto questo si accompagna davvero a una strategia paese, ma ci sono poi anche dei piccoli passi pragmatici che bisogna saper fare. Lo dico qua, uno dei passi che bisogna fare nella legge di stabilità è, sono tre cose, il rinnovo dei contratti, tutto il percorso della scuola, lo dico. Dobbiamo assolutamente anche sistemare ovviamente il fatto che a noi mancano anche la parte amministrativa delle scuole, il concorso per dirigenti parte adesso perché dopo 6 anni non si può continuare a vedere solo che ci sono tante reggenze e non si coprono, perché anche questo è parte del funzionamento qualitativo della scuola. Ovviamente c'è il tema che riguarda i docenti universitari, che dello sblocco degli scatti, ma c'è un tema che no, nel senso che serve, vale per tutti, cioè, poi lo fai anche tu, guardate, con la serietà, con la gradualità necessaria, perché le risorse non sono né infinite né limitate, però è la scelta e quindi l'impegno concreto. E poi secondo me c'è un tema delicato, ma che voglio dire qua perché ci sono
niente di ricerca seri, noi dobbiamo anche applicare molto serio questo che mi fa per superare il precariato della generazione. Perché la modalità con cui storicamente, la dico così, la modalità con cui storicamente, se mi posso permettere, si è fatto reclutamento, non ho dubbio, ma diciamo, anche non solo negli enti di ricerca, ma in parte anche nelle università, è un altro dei temi che noi dobbiamo saper affrontare. Perché anche qui, questa è la fase in cui devi avere davvero un progetto paese esplicito, con i soggetti poi, diciamo, che poi lo devono realizzare, ne discuti tempi e modalità, ovviamente con le decisioni economiche, perché appunto non c'è la lista della spesa e dici faccio solo la somma, no? Ovviamente. Però guardate, questi sono tutti elementi che c'entrano con la scelta strategica di questo paese. Se c'entrano con la scelta strategica di questo paese, non viene a parlare l'uso. Significa che questo dibattito, con tutto l'equilibrio, con tutta la serietà, con tutto il pragmatismo, diciamo, che ci contraddistingue, se davvero hai responsabilità pubblica esercitata in modo corretto, però, siccome riguarda il paese, non può vederci divisi nemmeno dal punto di vista della giacchetta partita. Alla cerimonia e ringraziamo il ministro che adesso per i colleghi, magari i colleghi possono entrare qui e intervistare farlo fuori, una casa studiosa, rimanete qui e gli ospiti si date indicazione, adesso il padrone di casa sa meglio di me. Grazie a tutti davvero, Gli ospiti gentilmente dovrebbero andare su in cupola, e subito dopo segue la ministra, ci sono già i bambini che aspettano. Solo la preghiera dei colleghi comunali. Scusate l'evento scientifico per fare sicuramente non parlate molto di quello che è accaduto oggi, che è molto importante. Gracias.
Massimo, io con... va bene, io ho collegato allora, tutto. Non sventoliamo adesso perché dopo non cantate bene. Sì, sì, è per ora sì. Prima però non arriva. No? Sì, 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 sì. E voi sventolate. Sì, ciao. Capito? Dopo, quando è stato tagliato. Meglio di questo non c'è niente da fare, okay. C'è poca luce. C'è poca luce. Non ce la fa la telecamera. Non ce la fa la telecamera. Così si fa per forza. Basta.
spinto. No, spinto no. Mano destra, cosa sfida? Mano destra, guardate me, guardate le spalle. Possiamo fare una foto per cortesia?